andiamo a esaminare in questo video una delle posizioni più importanti della Hanshi Basho, la Gonbu, o posizione dell'arciere. Gon significa arco, la Gonbu viene anche definita Gonjenbu, posizione arco e freccia, o passo ad arco, se vogliamo. La Gonbu, le caratteristiche della Gonbu sono le stesse della Mabu, le stesse peculiarità. E per assumere una Gonbu corretta occorre eseguire una Mabu corretta. Quindi, assumendo la Mabu, ricordiamo punta dei piedi rivolta verso l'interno, ginocchio perfettamente in asse con gli alluci, colonna perfettamente verticale, piatta, coccige che punta verso il basso, sommità del capo che punta verso l'alto. Ci giriamo verso il lato per eseguire Gonbu, in questo caso ci giriamo verso il lato sinistro. Nel girarci, il piede sinistro ruota di 45 gradi, quindi non ruota completamente, cioè non ruota di 90 gradi, ma rimane chiuso verso l'interno, in parte chiuso verso l'interno. La gamba arretrata viene spinta indietro in questo modo. Quindi piede avanzato ruota parzialmente, piede arretrato, perno sulla punta, spinge di tallone all'indietro. Risultato finale è che i piedi sono paralleli tra loro. La posizione Gonbu è una posizione di attacco, quindi è una posizione frontale. Il bacino è frontale, le spalle sono frontali, per attaccare l'avversario e tenere le braccia a una distanza ottimale rispetto all'avversario. Il ginocchio invece e la punta del piede sono rivolti verso l'interno, perché? Per intercettare calci bassi rivolti all'inguine e per salvare il ginocchio in caso di calcio spinto al ginocchio. In caso qualcuno ci colpisse in questo punto qui, il ginocchio cede ma non si rompe. Invece, se avessimo il ginocchio dritto, il ginocchio si piegherebbe all'indietro e si romperebbe. Oppure, se avessimo il ginocchio leggermente aperto, si spezzerebbe. In questo caso, invece, il ginocchio ruota e ci permette addirittura di eseguire movimenti di spazzata, eccetera, per contrattaccare l'avversario. Inoltre, tenendo il ginocchio piegato sull'alluce, salviamo l'articolazione del ginocchio dallo sforzo e spostiamo lo sforzo sulle leve grosse, sui muscoli grossi del corpo, quadricipite femorale, gluteo, che attraverso la precisione della posizione tra ginocchio e alluce e la tensione sviluppata tenendo il ginocchio verso l'interno e la gamba arretrata tesa, se teniamo la gamba arretrata col ginocchio arretrato dritto, teso, si creerà il bacino frontale, si creerà una tensione muscolare all'interno delle gambe ma anche all'esterno, che ci permetterà di convogliare l'energia su nel Tantien, nella fascia lombare, nella fascia del basso ventre, come dicevo per quanto riguarda la Mabu, per attivare il Tantien inferiore e i chakra bassi che presiedono all'energia ormonale. La Gonbu di Shaolin è diversa
dalle gombu di altri stili dove si predilige il movimento estetico, che però non è funzionale al combattimento, perché da questa posizione non riusciremo mai né ad avanzare né ad arretrare in tempo utile. La gombu di Shaolin invece è molto funzionale, è compatta, è di struttura piccola. In cinese Shaojia, il Gran Maestro Shi Decen, per spiegarci la differenza tra Wushu moderno e Shaolin, ripete sempre questo concetto dicendo Shaolin piccolo. La struttura dello Shaolin è piccola. Shaojia, piccola struttura. Quindi siamo più compatti, più funzionali, più veloci, ma anche più radicati al terreno attraverso la tensione tra le due gambe, gamba tesa, gamba flessa, ginocchio verso l'interno, bacino frontale rispetto alla direzione, spalle frontali rispetto alla direzione.